La Commissione europea spinge per una forte politica di inclusione e di solito in Italia per inclusione intendiamo le politiche per le cosiddette fasce marginali. In realtà nei documenti europei si intendono tutte le persone che in questo momento soffrono o per carenza di titolo e qualifica o perché malgrado i titoli e le qualifiche non trovano soddisfazione nel mercato del lavoro, poter lavorare e abbiamo fenomeni sempre più crescenti di disoccupazione giovanile, il dato italiano è ligure, è molto preoccupante e molto più preoccupante rispetto all'Italia. E poi abbiamo molti giovani che non cercano lavoro, non sono inseriti in un percorso di tirocinio, di stage, di formazione, non frequentano un corso di studi. Questo è un tema nevralgico, fondamentale per il nostro paese e per l'Europa. Abbiamo impostato un piano giovani, Green Economy ed Economia del Mare. Il 20% dell'80% dell'FSE nel 2014-20, almeno il 20% sarà dedicato alle politiche di inclusione e quindi prevalentemente ai nostri giovani. Oggi facciamo il punto sulle riflessioni uscendo da 7 anni di programmazione europea con delle preoccupazioni, il bilancio e quindi le poste non sono ancora state definite a livello europeo, pensiamo anzi che l'Assemblea blocchi il bilancio proposto dalla Commissione. Vediamo sacrificate l'innovazione e la ricerca, pur consapevoli che il bisogno oggi degli Stati è quello di preservare e salvaguardare i servizi esistenti. Quindi oggi facciamo una discussione su come interpretare al meglio in Liguria, con i nostri punti di forza e le nostre criticità, il prossimo fondo europeo. FSE insieme ai fondi dell'agricoltura, della pesca, al fondo coesione e al fondo dello sviluppo economico, il FESR. Un'esigenza ormai matura è quella che questi fondi, seppur indistinti, cioè distinti tra di loro, abbiano una forte regia di programmazione che ne consenta un uso integrato. Anche di questo discuteremo con le aziende, gli enti di formazione, con le realtà sociali, con le associazioni di categoria, con i sindacati, perché è bene che il territorio collabori, ci dica quello che vede, quel che pensa e come quindi costruire una pianificazione integrata e partecipata.